Il Giappone non crolla, però è in crisi. Lo ammette anche il molto onorevole Naoto Kan, un ingegnere che è stato ministro e adesso pare che sia l'astro nascente della politica giapponese, destinato forse a diventare capo del governo. Me lo presentano Pio e Hiroko, che hanno un appuntamento con lui per un pranzo intervista. Ma io vorrei capire, al di là della crisi economica, quali sono i problemi sociali del Giappone? Naoto Kan mi racconta che oggi, secondo lui, il problema maggiore è la partecipazione. Pare che le istituzioni siano bloccate dalla burocrazia, i partiti tradizionali siano in grave crisi e la gente preferisca comitati spontanei e movimenti. Poi aggiunge che, secondo lui, al Giappone servirebbe una riforma istituzionale, un sistema elettorale diverso, uninominale, col bipartitismo e un sano decentramento. Il terzo problema è la riforma delle pensioni. In un paese che tende a invecchiare, adesso gli anziani devono vendersi la casa, riservandosi il diritto di abitarla finché campano, per mantenersi. Comincia a vendere il valore della casa ogni mese. Beh, ma crisi dei partiti, bipolarismo, uninominale, federalismo, pensioni, ma sono esattamente i problemi dell'Italia. E come pensano di risolverli qui in Giappone? Quello che è importante in Giappone in questo momento è di non copiare, ma invece di inventare da soli, originalmente. Giusto, e quale sarebbe l'idea? L'ulivo giapponese. L'ulivo? Naoto Kan ha copiato l'ulivo italiano, fondando una forza politica di opposizione di centrosinistra che ha già ottenuto un buon successo. E sarebbe questa l'idea originale. Ma forse è un destino che fin dal Medioevo Italia e Giappone vadano avanti appaiati, dal feudalesimo alle corti dei signori rinascimentali, fino a 60 anni fa. A 60 anni fa l'abbiamo perso. No, 60 anni fa non c'entra, abbiamo commesso un errore. Sì, scusami, sì, l'abbiamo commesso un errore assieme le tedeschi, allora adesso senza tedeschi facciamo un patto tutte e due. Oh beh, allora d'accordo, ci gemelliamo, ma senza cadere negli errori di 60 anni fa.